Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa serata dove parleremo in maniera generale, anche in maniera anche abbastanza in certi aspetti, anche in maniera complicata, dello Skirol. E la serata verrà condotta da Andrea Maino, che ho qui al mio fianco. Non posso toccarlo per questioni che voi sapete. E, esperto di Skirol, grande appassionato, nonché molto preparato sull'aspetto tecnico e preparatorio a livello sportivo in generale. E lui tratterà la materia sotto l'aspetto preparazione fisica e barra gesto motorio. Io vi illustrerò, prima che di dare la parola a Andrea, quali sono gli strumenti di cui dovremo parlare, anche se presumo che molti di voi sappiano di cosa stiamo parlando. Però per quelli che magari non hanno molta conoscenza, è giusto che presentiamo quali sono i modelli, quali sono le tecniche, e che poi andrà ad approfondire in maniera successivamente. Di conseguenza, prendo alcuni strumenti per farvi capire un attimino di cosa parleremo. Come nello sci di fondo, non so se qualcuno di voi pratica anche lo sci di fondo, mediamente le due cose vanno a braccetto, schierò lo sci di fondo. Ci sono due tecniche, cioè la tecnica classica o alternato, la tecnica skate o pattinato. La tecnica classica è quella che l'atleta o lo sci avanza nei famosi binari in maniera. Ci sono vari passi, poi ma il passo base è quello alternato. Okay? Lo skirol, lo strumento che, con il quale si pratica questa tecnica, è mediamente questo, con ruota larga e confortevole, oppure con tre ruote parlanti, attrezzi da competizione. Okay? Generalmente, per chi vuole prepararsi alla stagione invernale dello sci di fondo a livello amatoriale, o scusate, vuole dedicarsi allo skirol a livello di messa, la tecnica consigliata meno di partenza è quella dell'alternato, perché è una tecnica più facile da eseguire ed è più sicura rispetto al pattinato, occupa anche meno spazio sulla sede stradale. Parlando di sede stradale, c'è purtroppo da dire che lo skirol non ha preso tantissimo piede nelle nostre zone, perché siamo a corto di piste ciclabili, perché di zone praticare in assoluta tranquillità e sicurezza la disciplina. Di conseguenza bisogna sempre avere un comportamento sulle strade, ovviamente rispettoso nei riguardi delle automobili, e non intracciare il traffico e scegliere, consiglio io, delle strade poco trafficate o ad orari dove le macchine non ci sono. Dicevamo, questo è lo strumento grazie a una ruota antiritorno, ok? Nel momento in cui noi andiamo a premere lo sci, la ruota non va indietro, possiamo slanciarci in avanti in scivolata sull'altra gamba, in maniera tale da poter avanzare in maniera rettilinea. Ci sono anche degli accessori, diciamo, adatti a chi è principiante, soprattutto che magari non ha confidenza con lo strumento, o comunque si trova in situazioni magari di velocità medio-elevata, in difficoltà nel frenare, ok? Le aziende producono accessori come questi che permettono, mediante l'avanzamento della gamba, il polpaccio va a premere su questo rullino qui e il rullino di conseguenza va a frenare sulla ruota posteriore. Questo è un accessorio molto importante per chi inizia o per chi ha poca esperienza e vuole condurre lo skirol in assoluta tranquillità. Nel senso che se c'è un inconveniente,
una bicicletta o un cane, piuttosto che qualsiasi ostacolo che ci si pone davanti, e in 2 metri riusciamo a frenare in tutta tranquillità. È uno degli aspetti molto importanti, secondo me, soprattutto per chi non ha, diciamo, dimestichezza con lo strumento. L'altra tecnica a cui accennavo prima è quella del pattinato, che abbiamo un esempio di skirol da pattinato o skating. Come vedete, lo strumento, l'attrezzo è molto più corto, ha delle ruote mediamente più grandi e più sottili. Okay. E con questo strumento qui ci si allena o ci si prepara per la tecnica skating poi sul sci di fondo. Oppure può essere uno strumento non legato allo sci di fondo per chi vuole allenarsi e fare un'attività di fitness, magari più dinamica, e non ha la possibilità di andare in salita rispetto allo sci da campo. Perché io generalmente consiglio sempre di fare pattinato quando abbiamo delle piste ciclabili o delle zone, come posso dire, delle zone industriali, dei piazzali in pianura o leggermente contatti. Qui si raggiungono velocità maggiori, anche se ci sono delle mescole di ruote lente, cosiddette lente, dove lo skirol non prende molta velocità. Mentre lo skirol da alternato si presta soprattutto a fare comunque del dislivello della salita, perché il passo alternato in pianura è di difficile esecuzione, comunque prevedrebbe eventualmente la fase solo di spinta di braccia, che è un po' limitante, che generalmente chi usa lo skirol alternato usa su dislivello, su salita, mentre chi usa lo skirol da pattinato può fare l'una anche l'altra cosa, in linea massima. Riponiamo anche questo qui. Altro aspetto, ma forse poi lo tratterai anche tu, Andrea, quello dei bastoncini. Unico appunto lo devo fare. Pure tu ora, visto che abbiamo iniziato i materiali di quella testatura. I puntali dei bastoncini per praticare lo skirol devono essere in acciaio, non in alluminio. L'acciaio non si consuma nel tempo, va di tanto in tanto affilato, ma se usiamo un puntale in alluminio, tempo 10 minuti più o meno, e già l'abbiamo bruciato, oltre a non tenere, oltre a non permetterci di spingere. L'aspetto poi accessori per la sicurezza lo lascio ad Andrea, che c'è un capitoletto poi sulla serata che tratterà anche questo. Se ci sono domande, potete intervenire anche durante la presentazione di Andrea. Se ci sono dei dubbi, fare domande quando volete. E prima di partire vi chiedo se ci sono domande per quanto riguarda gli attrezzi, se c'è qualche dubbio, se c'è qualcosa che non è chiaro, ditemelo subito, altrimenti faccio partire Andrea con la serata. Tutto chiaro, allora, immagino. Ecco, allora lascio la parola ad Andrea e buon divertimento. Sì, io ringrazio Stefano per questa delucidazione appunto sui materiali, è molto chiara, appunto ha evidenziato bene qual è la differenza tra alternato e skating, appunto fra le tecniche di sci di fondo, per cui adesso tutto quello che tocca a me è tutto quell'aspetto appunto di coordinazione e di programmazione dell'esercizio fisico rivolto appunto allo skirol. Io ho preparato delle slide, e che sono un mix fra quello che è appunto l'esperienza mia di tanti anni che faccio skirol sul campo, per cui delle slide che ho messo appunto io con l'esperienza della pratica di tanti anni, e in più anche quel percorso di studi formativo che ho fatto, che mi ha permesso di capire un po' dove cominciare a scandagliare il movimento, da dove nasce lo skirol, ok? Per cui facciamo un passo base sulle radici di questo movimento, parlando un po' delle capacità sia coordinative che condizionali, che dopo vedremo, no? Per cui andiamo a toccare due aspetti, sia quello un po' tecnico, in cui tocchiamo un po' la tecnica dello skirol, sia quello appunto metodologico dell'allenamento sulle capacità coordinative specifiche che servono. Io volevo chiedere un attimino
chi di voi ha già fatto ski roll e chi non l'ha fatto, in modo da capire se soffermarmi di più su informazioni basi oppure su informazioni abbastanza dettagliate, continuative e un po' specifiche. Per cui alzate la mano chi ha già fatto ski roll e alzate la mano chi non ha fatto ski roll. Dunque vedo che sono solo in tre che non hanno fatto ski roll. Per cui sì, devo un attimo organizzarmi. Tre. Io ho visto solo tre mani alzate. Due di qua. Ah, due di qua, per cui cinque persone. Scusa, visto che la mascherina devi parlare molto, se vuoi. Siamo distanziati. Certo. Meglio. Appunto il movimento della bocca mi fa scendere e salire la mascherina. Per cui devo soffermarmi su entrambi gli aspetti. Ok, quelli basilari e quelli appunto di chi fa già ski roll e si chiede appunto alcuni accorgimenti. Anche se andrà, ti interrompo un attimo, magari forse era da chiedere anche a chi fa ski roll agonistico, chi magari ha provato o l'ha fatto in maniera magari saltuaria o da tempo che non lo fa magari, o tipo Walter mi viene in mente, no? Che hai già fatto ski roll, però da un po' che non lo pratichi, devi riprendere un po' tutto dal discorso quasi, diciamo, no? Dall'inizio. Certo. Okay. Infatti alcuni di voi già li conosco, per cui so il livello appunto tecnico dello ski roll, altri di voi non li conosco, per cui cerchiamo di fare una carrellata da quello che è la base a quello che è appunto la tecnicità di chi fa già ski roll. Cominciamo con le slide, appunto. Vado? Sì, vai pure. Allora, diamo dei cenni di storia appunto da quando è nato lo ski roll. Lo ski roll è un attrezzo di allenamento estivo per atleti di sci di fondo negli anni 30 in Italia e in Europa. Vediamo appunto che lo ski roll ha una sua longevità, è un bel po' di anni che esiste e viene praticato, non è una cosa di molto recente, ok? Le prime gare addirittura sono state fatte a San Drigo ad Asiago nel 1965 in contesti cittadini, per cui vediamo che anche nel Vicentino ha avuto la sua parte sia dagli anni 30. A San Drigo perché è una parte appunto dello ski roll, ad Asiago appunto perché essendoci le piste di fondo, anche se venivano fatti in contesti appunto prativi e boschivi ormai dismessi, ma appunto erano nei contesti di piste di sci di fondo, venivano fatti nei prati. Nel 1965 in contesti cittadini appunto per far conoscere le persone cos'era questo ski roll, come si allenavano i fondisti d'estate. Andiamo avanti, poi se avete domande chiedetemi pure, io vado un po' veloce perché qui è solo delle informazioni base. Adesso entriamo un po' su quello che è la metodologia appunto dell'allenamento e cosa serve a fare ski roll. Io cerco di darvi informazioni, ho cercato che non reperite facilmente in internet, per cui vi do delle informazioni tratte dalle basi specifiche motorie, che vuol dire cosa serve a fare ski roll, come mi devo comportare, come devo essere se faccio ski roll, e allora andiamo a leggere cosa è scritto nella prima linea. Allora, le capacità motorie rappresentano un insieme di presupposti fondamentali per la realizzazione di prestazioni sportive. Cosa vuol dire? Che qualsiasi sport che facciamo nasce da un insieme di capacità motorie che abbiamo acquisito sin da piccoli e che stiamo mettendo in atto. Cioè non si improvvisa un movimento. Il movimento nasce perché so mettere insieme delle capacità fisiche che ho acquisito, che ho e che ho imparato e automatizzato nella pratica di quello sport. Per cui questa dicitura va oltre lo ski roll. È una dicitura fondamentale che va bene per tutti gli sport. Qualsiasi sport nasce dall'acquisizione di schemi motori, dalla sua pratica e dai suoi automatismi che vengono con la pratica. Andiamo avanti. Posso farti una domanda? Certo. Qual è il limite d'età, se c'è un limite d'età, per acquisire nuovi schemi motori? Allora. O capacità motori? Sì, allora. Prima si inizia, meglio. Perché le abilità motorie di base si costruiscono e poi si fissano dai 5 anni in poi. Ok, si parla di schemi motori di base, per cui correre, rotolare, saltare, e si passa a schemi motori un po' più complessi che nascono come sviluppo alla corsa, al rotolamento, alla scivolata, all'ondolino. Per cui prima si fissano delle basi motorie. Ecco perché secondo me, parentesi, nei bambini è giusto dare degli input motori
prima possibile e soprattutto più vari possibili. Okay. Multilateralità. Multilateralità sportiva, cioè la base di costruzione di un atleta, di un buon sportivo o di una persona capace a fare qualsiasi sport, significa avere delle basi motorie che mi aiutano poi nello sviluppo, nella passione che mi ha creato sin da piccolo, che mi aiutano a sviluppare delle basi motorie forti. Okay? Per cui non ci si improvvisa niente. Prima inizio a costruire degli schemi motori e li sviluppo e li porto avanti tramite una molteplicità di spot o uno spot singolo anche, ma meglio fino a 10-12 anni dare più input a vari spot, più la piramide è pronta per essere costruita in maniera forte. Ecco, questo è importante. Per cui nel bambino, nel ragazzo, bisogna costruire una bella piramide forte su cui poi, mattoncina dopo mattoncina, si creano le condizioni in futuro perché diventi un buon sportivo nello sport che lui sceglie di fare o nello sport che lo appassiona di più o nello sport per cui si sente più portato ai risultati. Ecco, per cui tante volte mi chiedono che sport mi consigli a mio figlio, che sport io avendo lavorato anche nelle scuole, sia scuole dell'infanzia sia scuole superiori, mi chiedono ma che sport mi consigli di far fare? La risposta mia è sempre questa: più input motori dai, più il bambino acquisisce schemi che si porterà tutta la vita. Dall'acquaticità alla consapevolezza del corpo da ginnastica ritmica, alla tenacia e la gestione della fatica degli sport aerobici come sci di fondo, ciclismo e altri, pattinaggio e anche canottaggio, corsa, atletica, tutti sport di fatica. Cioè ogni sport ha le sue peculiarità. Bisogna da qualsiasi sport prendere delle piccole pillole che poi il bambino svilupperà a modo suo. Andiamo a vedere le capacità condizionali. Cosa sono le capacità condizionali? Abbiamo visto che la prestazione sportiva nasce appunto da una base forte. Quali sono? Il primo punto, le capacità condizionali. Cosa sono? Dice la parola stessa. La capacità di avere una condizione fisica forte, allenata. Ok? Per cui sono i presupposti fisici e energetici per sviluppare il movimento. Praticamente la forza muscolare, che ovviamente serve di base come tonicità e muscolo per muoversi, la resistenza, perché se uno fa uno sport aerobico senza resistenza è meglio che cambi sport, perché la resistenza è la base di questi sport aerobici, il fiato. La mobilità articolare, cioè la capacità di sviluppare movimenti ampi tramite lo stretching e tramite l'allungamento muscolare, per cui la capacità di articolarità tendinea muscolare, e la rapidità, la velocità, cioè la velocità di eseguire un movimento, siamo in 100 metri o sport di velocità. Per cui la prestazione sportiva dipende dall'allenamento, perché queste sono capacità allenati, che certamente si hanno, ma si sviluppano con l'allenamento. Perché qua vedrai come discorso allenamento in base a qualsiasi sport, allo sport che gestisco, che scelgo di fare, sviluppo di più la forza, la resistenza, la mobilità o la rapidità. Okay? Sono quattro diciture confermano l'importanza delle capacità condizionali. Quelle che mi interessano di più sono le successive che vedremo ora. Pure Stefano. Le capacità coordinative, ecco qua. Cosa vuol dire? Per fare bene uno sport bisogna essere coordinati. Okay? Perché tutti portano a termine uno sport, ma chi lo fa bene nell'economia del gesto significa che è coordinato. Si muove il suo corpo come lo sport vuole, secondo la tecnica di quello sport, e secondo i presupposti che abbiamo visto motori che ha acquisito da piccolo e sa mettere in auto. Quali sono le capacità coordinative? Le capacità dipendono dall'organizzazione di gesti motori. Cosa vuol dire? Il mio cervello mi fa mettere insieme una serie di sequenze di movimenti per che quel movimento sia corretto e sia finalizzato dove lo voglio portare io. Questo è tanto importante. Siamo tutti gli sport che sono altamente tecnici, patinaggio su ghiaccio, patinaggio rotelle, la danza ritmica, ginnastica artistica, la danza, nuoto sincronato, tutto parte del cervello che mi deve dire come devo comportarmi prima di arrivare in acqua o come mi devo comportare con quella coreografia in quel momento, in quelle condizioni e con quel momento di ritmo musicale che si intreccia il patinaggio. È tutto parte della gestione del cervello. Non è solo per fare un movimento, è mettere insieme tutti gli input motori
che ho acquisito quegli anni tramite il sistema nervoso, che tramite la forza, la resistenza, l'attività, l'attività mi fa fare ok, le capacità coordinative diverse si dividono in coordinative speciali e generali. Ovviamente, cioè, siamo coordinati o non siamo coordinati. Se siamo coordinati, lo siamo in maniera generale o in maniera specifica speciale. Sono due cose diverse. Ci sono sport in cui basta la coordinazione generale e sport altissimamente tecnici in cui bastano le cose speciali, specifiche. Dunque, le generali partono da i sistemi di base che vi ho detto prima, passano per un controllo motorio, cioè una gestione di quello che ho preso, e si trasformano nel movimento. Ok? Quelle generali. Vado a correre, imparo gli appoggi del piede, controllo l'appoggio del piede, si trasforma in un ritmo di corsa e di deambulazione veloce per cui corro. Capacità coordinative speciali, che vedremo dopo, sono quelli degli sport altamente tecnici. Che chi li fa non ci pensa a queste situazioni qua, perché gli viene anche naturale farli, perché li ha presi da piccolo, perché non se ne rende conto, perché gli piace così tanto, che gli riesce bene, perché ha talento. Le capacità coordinative speciali le vediamo nella successiva. Se avete domande, mandatemi pure, perché siamo nel clou del... ci stiamo avvicinando a quello che è importante per imparare a fare schierole. Per capire cosa è importante fare schierole. Allora, per questa coordinativa speciale, io sono 14, io ho estrapolato solo quelle specifiche per schierole, e quindi per lo sci di fondo, ma anche per le discipline altamente tecniche, in cui si pari i segmenti corporei che lavori, c'è mai muscoli. L'accoppiamento e coordinazione motoria. Cosa vuol dire queste parole? Significa coordinare fra loro i movimenti parziali del corpo. Cioè vuol dire che c'è una globalità del movimento. Ok? Esempio, io sto facendo sci di fondo e nello sci di fondo devo lavorare in caricamento con le gambe in coordinazione con le braccia. Le braccia fanno un lavoro, la gamba sta caricando e sta facendo un altro. L'accoppiamento di due movimenti che non sono uguali, ma sono sincroni, sincronizzati, è un accoppiamento motorio, è una combinazione di tempi fra loro, nella sincronicità di tempo, ovviamente, nello sci di fondo. Non è facile, le gambe fanno una cosa, le braccia fanno un'altra. Ok? Chi ha talento, chi è bravo, viene naturale. Chi non è bravo deve automatizzare questi movimenti, prima analizzandoli. Costruisco il caricamento, poi ci metto vicino l'azione delle braccia. Ok? Che non è sciare in qualche modo andando a casa. Separiamo i movimenti, costruiamo la tecnica di base, poi un po' alla volta li mettiamo assieme nella combinazione di movimenti, combinazione motoria. Poi vediamo che entra in gioco anche altri fattori come l'equilibrio, come il ritmo, come la trasformazione del movimento, come la fantasia motoria, li vediamo dopo. Combinare insieme i movimenti parziali del corpo. Le gambe fanno una cosa e il braccio è fatto. Però il gesto finale, per andare avanti, deve esserci la combinazione di due. Per la sincronicità di due, in maniera tecnica giusta, significa sciare bene. Che è combinazione motoria. Questo è un aspetto importante. Pensiamo alla ginnastica artistica, in cui le gambe devono rimanere in un asse e le braccia devono rimanere in un'altra, come gli anelli o altre posizioni, è veramente difficile, cioè sembra facile da vedere, ma è difficile perché bisogna separare, appunto, combinare assieme due movimenti diversi. E il cervello lo deve avere automatizzato, se no le braccia sono così e le gambe sono così, ok? Per cui non è facile. Qua si parla di automatismi che viene con l'allenamento, che viene con la gestione della tecnica, che viene con la tecnica giusta, che uno ti deve insegnare. Andiamo nel secondo punto. Differenziazione. Okay, non prendete paura appunto da questa parolona qua. Ho cercato di spiegarvela. Cos'è? Cosa significa? Esprimere la forza nello spazio-tempo in base al movimento programmato e alle richieste effettive di
di situazione. Cosa vuol dire? Devo compiere un gesto, ok? Devo fare uno sprint nello sci di fondo. Bene, devo fare uno sprint. Quanta forza devo imprimere per arrivare al traguardo o per sorpassare un compagno? Il cervello deve capire tramite la neve, tramite la velocità di sci che ho, tramite la tecnica che ho, tramite la gestione dello sforzo, se ho fibre bianche, fibre rosse, se sono più portato allo sprint o no, quanta distanza manca. Devo capire nell'organizzazione mentale come devo esprimere la forza nello spazio, cioè quanto manca, nel tempo, cioè quanto quella forza lì mi porta al traguardo, okay? In base al movimento programmato. Sto facendo una gara sprint con i sci di fondo, vado insieme con un altro, ok? Come devo gestire l'espressione di forza per i 200 metri? Come devo gestire l'espressione di forza per i 500 metri? Per i 1000 metri? Okay? Il cervello deve essere in grado di capire, qua, in base all'allenamento che ho, in base alle precedenti esperienze, in base alla conoscenza di se stessi, se sono uno sprinter o no. Che le gare di scroll sono così, le gare sprint o le gare di sprint di sci di fondo. Devo sapere come esprimermi nel rapporto spazio-tempo. Non è facile, perché chi, qua siamo già a livelli un po' elevati, qua bisogna avere la tecnica base giusta, essere, sapere esprimere la tecnica sciistica e essere già capace di sciare. Per cui mi rivolgo a chi già sa sciare qui. Okay. Andrea, scusami se intervengo. Questo punto qua mi ha portato alla mente comunque quegli aspetti che noti nei ragazzini giovanissimi. Esattamente. Non hanno la gestione di questi aspetti, perché se tu metti un bambino in bicicletta, cioè, per esempio come mio figlio la settimana scorsa, dai, facciamo una gara per tornare a casa, lui ha dato tutto subito, poi dopo 300 metri era stanchissimo. E questo lo vedi anche nelle gare di corsa o la gestione dello sforzo. In tantissime situazioni che i bambini non hanno, che devono ovviamente costruire. Però qua stiamo parlando di consapevolezza, sì, del proprio fisico, a livello di consapevolezza organica dell'allenamento che hai, la gestione del proprio sforzo, che ovviamente fino ai 12-14 anni non c'è. Invece qua sto parlando proprio di adulti dotati già di tecnica medio buona, che purtroppo non riescono a gestire lo sforzo a livello coordinativo, quanto doppio devo fare, con che velocità devo fare il doppio per sorpassare quel concorrente davanti, che passo devo adottare, quanto devo spingere per sorpassarlo, come devo modulare le spinte dello scheloro per passare il concorrente davanti. Cioè è diverso rispetto alla gestione dello sforzo di bambini. Quello è un discorso proprio di gestione organica, che non sanno gestire lo sforzo, vanno abitati. Qua parliamo proprio a livello coordinativo, che il cervello non dà gli stimoli giusti per capire come portare a termine la missione sportiva che ho di passare qualcuno o di programmare un sorpasso. È un po' diverso. Qua siamo nello specifico, qua siamo già a livelli molto alti. Andiamo pure, se non ci sono domande, al terzo punto. L'equilibrio, ovvio, tutti gli sport dinamici vogliono equilibrio, sia che sia statico da fermi o che sia dinamico, ok? Tutti gli sport di movimento richiedono un equilibrio, richiedono la capacità del cervello, tramite l'apparato oculare e vestibolare, di capire dove sono e come gestisco l'equilibrio. Usci di fondo uno sport qui, vado avanti. Lo sport è uno sport in cui mi muovo, per cui devo muovere con equilibrio. Perché se una persona di base non ha equilibrio, farà un po' fatica a fare sport in cui c'è una componente dinamica e un movimento continuo. Perché senza, con le rotelline servono per andare avanti, okay? Sia che sia pattinaggio a rotelle o schiero. Per cui l'equilibrio statico dinamico. Una considerazione dell'equilibrio statico aiuta anche l'equilibrio dinamico. Si fanno lavori propriocettivi a terra, a secco, per aiutare poi nella dinamica e movimento, che è tutti gli esercizi di fascistica, tra parentesi, gli esercizi appunto di propriocezione o anche sul boso, sulle tavolette instabili, per creare poi dinamicità più equilibrio. Andiamo pure nell'altro punto, se avete domande fermatemi.
orientamento spazio-tempo. Cosa vuol dire? Come devo posizionare il mio corpo in base alla situazione del compagno? Ok? Sto scendendo al passo come? È pieno di gente, è strapieno di gente. Come devo impostare le traiettorie per non dare addosso alle persone? Come devo orientare il mio corpo e i miei attrezzi per continuare a cambiare direzione per sorpassare chi non sa sciare perché sto andando più veloce? È una capacità coordinativa specifica. Okay? Inizio un corso di scrolla, se mantiene distanza di sicurezza, fa il partecipante, perché forse si non si è capace, se non si mantengono le distanze di sicurezza, come devo gestire il mio corpo per andarci addosso, visto che non hanno frequenziare della prima volta che lo faccio. Questa è una capacità coordinativa specifica. Orientare, sapere orientare il proprio corpo in base allo spazio dove sono e al tempo, alla velocità in cui mi muovo. È fondamentale in sport di equilibrio questo. Sono cose automatiche che vengono in maniera automatica per chi già da tanti anni pattina o va in snowboard o con sport dinamici. Andiamo pure avanti. Fate tesoro di queste capacità qua perché sono specifiche degli sport appunto di movimento. Adattamento, adattarsi alle situazioni anche impreviste. Sono quegli schieroi, possono esserci degli imprevisti, come mi so adattare all'imprevisto? Ho i freni, non i freni, ho le ruote veloci, non ho le ruote veloci. Ho un sasso, un animale, una macchina che mi ha tagliato la strada. Esci di fondo, ho un imprevisto di uno che mi è caduto davanti. La capacità di trovare nel proprio cervello, tramite gli schemi motori passati e ben acquisiti, un adattamento alla situazione che ho. Ok? Sto facendo sci di fondo, mi cade uno davanti e riesco a fare un salto e mi sposto o cambio binario velocemente. Il cambiare binario velocemente perché c'è un imprevisto davanti è un adattamento per non andarci addosso al compagno davanti. Se uno è bravo a sciare non si rende conto che è stato un adattamento per uno, per un neofito, uno che inizia, è una capacità coordinativa da costruire perché viene bloccata dalla paura, dall'insicurezza, dalla gestione. Mancano le basi globali di coordinazione, per cui anche l'adattamento alla situazione imprevista è un problema. Infatti, quanti nello sci di fondo si buttano a terra quando c'è un problema? Si buttano a terra perché il cervello gli dà quell'input di paura iniziale che dice: oddio, adesso come faccio? Come reagisco? Cosa devo fare? Nell'imprevisto metto fuori un scio, provo lo spazzaneve, metto fuori l'altro scio, metto le racchette avanti, non c'è tempo, ho un secondo da decidere, mi butto per terra. Nello scirò non si può fare. O meglio, si può fare, ma ovviamente rapportato alla velocità, perché le condizioni su un asfalto sotto non è neanche farinoso, magari. Per cui, ecco, per cui se un turista o un principiante si butta per terra, capiamo che mancano queste capacità. Andiamo pure avanti, se non avete domande. Il ritmo semplice, qualsiasi sport vuole un ritmo di esecuzione, ok? È inutile fare un colpo con gli sci di bastone nella pattinata e poi cercare l'equilibrio e farne un altro. Per andare avanti in maniera, per proseguire in maniera dinamica, corretta e tecnica, ci vuole di base un ritmo. Ma non solo tecnico di sciata o di avanzamento con gli schierò, un ritmo nel cervello, di trovare una cadenza continua nel gesto. La cadenza continua nel gesto dipende appunto da una capacità coordinativa specifica, che vuol dire sento nel mio corpo che devo dare una ritmicità all'azione. Pensiamo anche allo sciapinismo. Lo sciapinismo, per una progressione veloce in salita, devo avere un ritmo, una frequenza nelle gambe. Nel pattinaggio a rotelle, se faccio un caricamento maggiore di una gamba rispetto all'altra, vado in compenso col busto, cado, non porto a termine il movimento, non rispetto la coreografia. Il ritmo è molto importante, lavorare anche con i bambini con il ritmo, che alcuni già ce l'hanno, ma alcuni invece no, in base ai giochi motori che hanno fatto prima di iniziare il vostro sport, insomma, se siete insegnanti. No? Andiamo avanti. Reazione.
ovviamente qua si parla di gare sprint, di schirolici, di fondere, capacità di reazione, cioè di adattarsi a uno stimolo, di rispondere al meglio ordinativo, a motorio, più veloce possibile, prima possibile, a uno stimolo dall'esterno, ok? Pronti via, cervello, dagli input ai muscoli di partire subito, di fare subito quel gesto che ho già automatizzato, no? Adesso come faccio? Okay? So già che la massima velocità possibile il mio cervello dice ai muscoli di come devo partire. Infatti nelle gare sprint si mettono già in posizione in cui sanno già che esplodono tecnicamente più veloce possibile perché il cervello è allenato a sapere già come la dinamica dell'azione si svilupperà. Andiamo avanti. Fantasia motoria, qua ok, se uno è molto bravo e ha già automatizzato vari aspetti, risolve un problema con schemi motori nuovi. C'è un problema imprevisto, non so cosa fare e trovo una mia capacità coordinativa. Body Miller tre volte ha rotto lo sci, è venuto giù con un sci solo, ha attuato una fantasia motoria di un imprevisto che ha rotto uno sci e è arrivato in fondo con un sci solo. Tecnicamente impostato, ha dimostrato attraverso il ritmo, perché sciare con un sci solo ha dimostrato l'intervento spazio-temporale perché faceva anche qualche curva, ha dimostrato equilibrio da vendere perché aveva uno sci solo, ha dimostrato fantasia motoria perché nell'imprevisto con quella velocità è venuto giù con un sci solo. Hai risolto un problema tecnico di una rottura di sci con schemi motori nuovi che magari probabilmente non aveva neanche mai provato lui. Però è talmente in grado di farlo che ce l'ha fatta. Ok? Se avete domande, fermatevi. Fermatemi, se no io vado via abbastanza veloce. Hai bisogno, c'è anche da bere. Grazie. Veramente, se vuoi. Vado avanti. Sì, sì. Adesso entriamo un po' nello schirol perché. Ovviamente, se non mi dite, parliamo solo di metodologia coordinativa e sportiva, entriamo un po' nello schirò, no? Se devo lo schirò, giustamente parliamo di benefici fisici e tecnici dello schirò. Quali sono i benefici fisici e tecnici prima? Vai pure. Ovviamente lo schirò abbiamo visto che è nato per lo sci di fondo, è nato per migliorarsi per lo sci di fondo, è nato per allenarsi l'estate per lo sci di fondo, ok? Per cui, quali sono i benefici? Primo, ho pensato giustamente, spero, esercitazione, faccio esercizio, dunque cerco di migliorare, miglioramento, di tutti i passi dello sci di fondo, sia che siano stile classico, alternato o skating patinato. Okay? Per cui uso questo schirò, questo strumento allenante d'estate, per esercitare i passi in cui sono carente o che devo imparare d'inverno e migliorarli. Ok? Per cui vediamo che c'è una stretta connessione con lo sci di fondo, lo schiroe. Okay? Adesso negli ultimi anni è iniziato a prendere una sua personalità e connotazione come sport, ma ancora un po' stenta è sempre legato allo sci di fondo. La maggior parte, secondo me, di utenti di schiroe sono atleti di sci di fondo. Dopo ci sono sportivi che fanno schiroe, a cui piace lo schiroe, a cui abitano lontano dalla neve, e okay, si allenano con lo schirò, ma la maggior parte dell'utenza mondiale, secondo me, lo schirò è legata allo sci di fondo per allenamento o per migliorarsi tecnicamente. Andiamo pure avanti. Anche amatoriale. E anche amatoriale. Questo, certo. Però stenta ancora a trovare una sua connotazione lo schirò. Prima era in federazione FIP, occhi patinaggio, adesso è diventato FISI, per cui un salto in più probabilmente l'ha fatto, ma stenta ancora a trovare una sua personalità come sport, come invece tutti gli altri sport del mondo hanno una sua federazione, una sua personalità, lo scrivono ancora un po' nel limbo. Correzione di eventuali errori tecnici parziali o globali. Lo schirò d'estate serve per correggersi. Okay. Se d'inverno il maestro di sci di fondo mi dice sempre che sbaglio il caricamento, sbaglio l'equilibrio, sbaglio la spinta, sbaglio mille cose, lo schirò mi aiuta in maniera globale, mettendo insieme i movimenti, preferibilmente dopo, come abbiamo visto prima, o parziale, cioè analitico sul problema, a correggermi in base al livello del sciatore, ok? Se parlo dall'inizio con gli schirò, inizierò a costruirmi a livello coordinativo, che poi mi viene utile nella neve, ok? Se uno non ha mai fatto sci di fondo e schirò e parte con lo schirò, si può fare, ovviamente, a meno che non venga bloccato inizialmente dalla paura di cadere sull'asfalto, che non è la neve, vedremo dopo. Può farlo, gli verranno in aiuto quelle capacità coordinative, quel ritmo, quelle capacità speciali coordinative,
d'inverno, se nevica, nello sci di fondo. Ok? Per cui sono molto intersecate le capacità specifiche fra fondo e schierone. Andiamo pure avanti. Se avete domande, chiedetemi. Automatismi tecnici di sciata sempre allenati tutto l'anno. Cosa vuol dire? Il cervello automatizza quel movimento lì di spinte, passo spinta, stile alternato, classico, stile, quel che è. Tutto l'anno io mi tengo allenato a livello coordinativo specifico per sciare. L'unica differenza è che sto sciando nell'asfalto invece che sullo sci. Okay? Ma tutto l'anno i passi sono gli stessi. I passi sono gli stessi. La tecnica è la stessa. La tecnica è la stessa, come vedremo dopo, cambia una piccola grande cosa. Ok? Però di base tecnicamente è tutto uguale. Per uno che sa sciare deve solo andare in montagna e mettere gli sci di fondo invece che gli schieroni. Ma tecnicamente il livello di automatismo del cervello è già allenato. Okay? Che non è una cosa da poco. Cioè se uno inizia, oddio adesso è nevicato, aspetta, tiene la sciolina, non tiene la sciolina, cosa metto? O è tanto che non faccio niente, forse lo dici, ok, devo per i 5 minuti devo trovare l'equilibrio. No, questo non funziona, io non faccio schierare tutto l'anno, perché a parte di 100 metri in cui senti una diversità di sensibilità dell'uomo, ma a livello di coordinazione di automatismi lo sa già fare. Scerpinismo si fa schierare d'estate molto per iniziare poi già automatizzati con il movimento. Nello scerpinismo, in pista, fuori pista, dopo vedremo magari Matteo che porta anche la sua testimonianza parlando di scerpinismo, si creano gli automatismi fissi nel cervello per dopo trasportarli in inverno. È importante. Ecco perché ci sono due categorie di attori, agonisti e amatori, che fanno sport. C'è quello in cui lo fa tutto l'anno, perché gli piace, perché è comodo, perché si sente bene, ok? E ci sono quelli che fanno autunnalmente parlando, c'è l'autunno. Iniziano perché si avvicinano, le foglie cadono, la neve si avvicina, c'è stata la prima spruzzata di neve, comincia a fare fuori gli schierol, perché allora, gestualmente, mi comincio ad abituare a quel movimento. Benissimo, ognuno fa la sua scelta. Okay. Andiamo pure avanti. Ok, quello che l'ho già detto. Il ribadisco, le capacità coordinative speciali, specifiche, lo sci di fondo, equilibrio dinamico, combinazione motoria, cioè del movimento, differenziazione, orientamento spazio del parale, e andiamo pure avanti. Benefici fisici, perché fa bene al fisico fare schierone. Cioè a livello organico, muscolare, vediamo. Come tutti gli sport del mondo, specialmente quelli di fatica, e di forza resistente di fatica, aumenta la forza muscolare generale. È ovvio, lo schierò è uno sport aerobico, di fatica, in cui si usano molti gruppi muscolari. E come la scientificità dimostra, negli sport, più gruppi, più masse muscolari si usano nello sport, più quello sport è faticoso. Non solo a livello cardiaco, ma a livello proprio di metabolismo e anche a livello proprio di fatica fisica organica. Pensiamo al canottaggio, il canottaggio è un po' molto duro. Usci di fondo, braccia, addominali, stabilità del tronco, gambe, fiato e quota. Beh, sono cinque cose. È duro. Il nuoto è uno sport duro. Resistenza dell'acqua, coordinazione, atleticità, forza, spinta, gambe, galleggiamento. Più una massa muscolare lavorano assieme, in sincronismo, più uno sport è duro. Proprio dimostrato proprio a livello fisiologico. Per cui abbiamo un aumento della forza muscolare generale, faccio forza nelle gambe, nelle braccia, in base anche alla tecnica, alla velocità dello schierone, a quanto spingo, e specifica nello sci di fondo. Secondo punto, miglioramento della resistenza, faccio fiato, sviluppo la resistenza sia generale, sia specifica, cioè a livello cardiorespiratorio, specifica per lo sci di fondo in base all'allenamento che faccio, dei lunghi, delle ripetute, sto lavorando sempre in sci di fondo. Okay? Sviluppo a livello specifico il fiato per quegli allenamenti là, che mi verranno utili. Scusami, sì. Tornando un po' indietro nella forza muscolare generale specifica, sì. Un po' adesso la tendenza è quella di
creare o rafforzare questa forza muscolare genetica e specifica utilizzando molto la palestra e i pesi a secco. Sì. Tu cosa pensi? Può essere complementare o per chi magari non ama la palestra può essere sufficientemente valido il praticare lo Spirol? Io penso che va un po' chiarito il discorso se si fa bello amatoriale, agonistico o ricreativo. Amatoriale, agonistico o solo ricreativo. Se si fa solo ricreativo, ci si può accontentare della forza base che ti dà lo schiero, abbinato magari alla bici, che quasi tutti gli schierolisti fondisti fanno bici cosa, sono i tre fratelli, bici con schiero o sci di fondo. Per cui il trinomio di questi tre sport aerobici crea una base di forza, che se sei a livello ricreativo amatoriale va benissimo. Non fai gare, ti accontenti solo di arrivare su, stare bene. Se invece lo fa a livello agonistico, oltre al trinomio, corsa, bici, schirol, serve anche una base muscolare di rinforzo. Se sei agonista, se vuoi una certa qualità nell'allenamento, se lo fai per le gare. Okay? Per cui la palestra è fondamentale, secondo me, per costruire in rinforzo lo scheletro. A livello specifico di forza, ok? Perché un conto è lavorare in dinamicità muscolare, in cui il muscolo lo tende un po' a sfibrare, perché a livello metabolico, a livello enzimatico, lo continui a lavorare su quell'aspetto lì. Un conto è partire già da una bella base muscolare e poi in base all'allenamento che fai, trasformi quella forza in resistenza. Veloce, specifica, in base all'allenamento che fai. Cioè, la base è la forza muscolare di palestra. Poi, in base all'allenamento che fai, tu lo trasformi in base a come vuoi. Per cui la palestra sarebbe molto, molto consigliata, anche per prevenire traumi, per prevenire un attimo sovraccarichi di allenamento oppure anche dei disordini posturali che si creano in chi esagera a livello di allenamento, senza una base muscolare e magari anche tecnica. Ok? Per cui è proprio la mancanza di tecnicità, di tecnica con un'esagerazione muscolare crea dei compensi posturali che possono sfociare in tendiniti o in problematiche. La palestra ti dà quel sostegno, quella globalità forte di muscolatura, di scheletro che secondo me ti può prevenire anche queste problematiche qua. Per cui io scenderei ricreativo, ma lo sportivo ricreativo non esagera probabilmente, o amatoriale agonista, in cui la palestra serve. O per rinforzo organico e di prevenzione, o anche per andare più forte, perché ovviamente se vai in palestra e aumenti massa muscolare, per cui le spinte a livello di scrodici di fondo sono maggiori, no? L'attività, la velocità di contrazione del muscolo, le spinte, che adesso va tanto di moda anche lavorare in spinte in passo alternato. Va di moda, le gare si fanno anche molto così adesso, per cui un lavoro di rinforzo lombare, tricipite, spalla e globale nella parte alta ci vuole. Okay? Per cui la palestra sicuramente va in straiuto, secondo me. Infatti, rinforzo tendineo articolare specifico, cioè facendo schirole, siccome gli angoli di lavoro sono quelli in cui lavoro sempre d'inverno a livello di sci di fondo, perché il bastoncino è uguale, il ritmo è uguale, la pendenza non è uguale in base al percorso che faccio con gli schirole, però vado a rinforzare in maniera specifica quei tendini, quelle articolazioni, quei legamenti, quei muscoli, quegli angoli di lavoro che dopo d'inverno uso ancora con gli sci di fondo. Magari velocità un po' diverse in base alla neve, se è un po' ghiacciato, farinosa, perché in base anche alla tipologia di neve cambia il tempo di espressione della forza. Invece con schirole, essendo asfalto, è sempre uguale. Ma gli angoli di lavoro sono quelli che dopo d'inverno vado a lavorare. Se uno fa tante spinte d'estate di schirole, avrà quelle porzioni tendine articolari rinforzate per quando lo farà con gli sci di fondo. Magari cambia un attimino il tempo di forza, perché la neve non è mai uguale, ed è diversa dopo vedremo rispetto all'asfalto, ma è già allenato.
evita tendiniti, evita infiammazioni. Okay? Per cui è molto importante d'estate lavorare su questo aspetto. Per chi carica molto d'inverno, lo schiero deve esserci. Mix schiero a palestra. Quando sono schiero, ma deve esserci, se non carica. Perché caricare tanto, partire fortissima bomba, quando nevica, senza una base di rinforzo muscolare, tendine e tiroe, è un rischio, parlo proprio a livello dell'epicondilo qua, parlo a livello della spalla, parlo a livello anche delle anche, a livello di muschetti soprattutto, per cui si creano dei disordini a livello articolare. Andiamo un attimino avanti, gestione della fame, certo, se faccio allenamenti lunghi con gli schiroi, servono a capire quanto il mio corpo tiene, quanto posso tenere un'ora, un'ora e mezza, due, che uscita posso fare con gli schiroi prima che vada in crisi di fame e non riesco più a tornare. Questo mi fa, è un bellissimo allenamento estivo per le gran fondo, infatti è utile ponere il gran fondo. Okay. Comincio a capirmi l'estate, cosa significa fare 3 ore di spinte. Faccio 3 ore di spinte in pista ciclabile della Val Sudana, vedo come reagisce il mio corpo, magari anche con cambio di ritmo o con schiroi lenti, vedo come reagisce il mio corpo poi quando affronterò una marcia lunga. Ok? Per cui sto preparando una marcia lunga ipotetica, conoscendo il mio livello metabolico e di gestione della fame. Mi devo portare le barrette, non mi porto le barrette? Quanto tengo senza bere? Ce la faccio a tenere fino a Borgo Val Sudana e tornare indietro solo a spinte? Ok? Devo conoscermi. Mi conosco tramite gli schiroi d'estate. Fermatemi se avete domande. Avanti. Vai pure avanti. Controllo del peso del corporeo, ovvio, tutti gli sport aerobici di resistenza bruciano grassi e li mantengono in forma e magro e tonico d'estate, per cui schiroi è uno sport di fatica, sci di fondo versione estiva, schiroi, controllo del peso d'estate che mi viene utile poi d'inverno, no? Ovviamente anche la bici fa la sua parte, anche la corsa fa la sua parte, ma lo schiroi anch'esso fa la sua parte. È uno sport simile, aerobico. Andiamo pure avanti. Conoscenza dei propri limiti. Capisco cosa posso fare, cosa non posso fare, cosa so fare, cosa non so fare. Ok? Perché qua vado proprio un attimino a lavorare anche sul proprio aspetto di umiltà. Cosa so fare, cosa non so fare. Cosa non provo a fare con gli schiroi perché sono nell'asfalto, meglio provare d'inverno con gli sci. Okay. E qui ti fa fare un passo indietro a capire le tue potenzialità e i tuoi limiti. E a livello coordinativo muscolare di resistenza, come sei messo? Arrivo o non arrivo? Sono coordinato? Ho paura? Okay. Autostima, ovvio, se vedo che dopo tante uscite mi riesce tutto bene, automatizzato tutti i gesti e so, riesco a arrivare dove mi ero presupposto di arrivare, vuol dire che la mia autostima cresce un pochettino, perché sono stato bravo, ho imparato bene, ho avuto equilibrio, ci ho messo impegno, per cui ricevo anche un benessere psicofisico se riesco a farmi quei 20 km di salita di schiroi, che prima ne facevo solo 3 o 5, vuol dire che ho messo insieme un po' tutte le capacità, tutti i punti sono riusciti ad assimilarli e sono felice e riesco ad avere più autostima e che viene utile sicuramente anche in inverno, no? Poi come chilometraggio, come divertimento di sci. Andiamo pure avanti. Ok, adesso abbiamo parlato tanto di uguaglianza con lo sci di fondo, adesso vediamo però anche quali sono gli svantaggi. Ci sono gli svantaggi? Fare troppo tanto schiero rispetto allo sci di fondo. Probabilmente non li trovate in internet queste cose qua. Forse questo è il frutto di tanti anni che ho fatto schiero, ho cercato un attimino di fare un po' di luce, io facendo sia schiero sia sci di fondo ho provato un attimo a mettere sul tavolino alcuni punti in cui sono dei punti di vista miei, insomma, ok? E dopo tanti anni di gare, anche di allenamenti, ho cercato un attimo di mettere nero su bianco quello che penso, questo è il mio punto di vista. Sensibilità diversa farà l'otolamento, cioè l'asfalto, le rotelline e la neve, la scivolata. Okay? L'otolamento, l'asfalto ha una sua velocità, ha una sua velocità iniziale e di mantenimento, la neve ne ha un'altra.
perché in base al tipo di mela, crostosa, farinosa, trasformata, cadente, bagnata, ok? Ad ogni condizione diversa di situazione, il cervello reagisce in maniera diversa, ok? Sono con gli schiroi, so già che avrò questa velocità, so già che se uso questa ruota avrò questa velocità, so già che con questi schiroi avrò questa velocità, so già che più di così in asfalto non posso andare, so già che meno di così in asfalto non posso andare, in base allo schema che ho e alla tecnica che faccio. La neve, arrivo sulla pista da sci, che neve c'è? Come paraffino, come sciolino? E beh, c'è ghiacciata la neve, non hanno frasato molto, ho paura. Beh, come paura? Il tuo cervello sa che l'ultima volta hai sciato con la neve farinosa, perché sei un neofita, la prima uscita l'hai fatta su neve farinosa, la seconda è su neve crostosa, ghiacciata, trasformata, magari non l'hanno battuto bene, magari siamo anche alla fine della stagione sciistica, sai già, o provi, il primo passo, che gli sci vanno troppo veloce. Diversità. Ma io faccio sempre schiroi in asfalto, vado tanto chilometri qui schiroi. Sì, però con gli sci di fondo è la seconda sciata che fai e la neve è veloce e cambia il tuo cervello, va un po' in tilt. Può essere. Se uno è uno schirolista puro che ha fatto solo schirolta l'estate, magari non ha mai messo anche quasi gli sci di fondo. Inizia con gli sci di fondo, non sa interpretare il tipo di neve o non sa mettere in gioco gli adattamenti che abbiamo visto prima, adattamenti di capacità coordinative speciali, sullo sci di fondo ti blocchi, non sai più sciare. Ma come ho fatto 200.000 km di schiroi e non riesco più a arrivare a Maglio Moline con i sci, oppure venire giù da Maglio Moline a Campo Nudo, perché ho paura. Eh no, allora non c'è spazzanile. E allora lì un attimino qualcosa non torna. Sensibilità diversa, naturalmente, asfalto e neve scivolata. È lo stesso discorso qua, scusate, fra patinaggio su ghiaccio e patinaggio a rotelle. Certo, è tutto uguale, però una vuole la sensibilità della lamina su ghiaccio, una vuole la sensibilità dei quattro rotelle in pista. È tutto uguale e tutto diverso. È tutto uguale e tutto diverso. Bisogna trovare gli adattamenti giusti fra patinaggio su ghiaccio e patinaggio a rotelle. Certo che sta in piedi uno che fa gare di patinaggio su ghiaccio, sta in piedi a rotelle e viceversa. Ma deve trovare le sue strategie coordinative per non farsi male, per divertirsi. Non è proprio tutto un minestrone. Diversità fra gli attrezzi. Ah sì, certo, sci di fondo. Abbiamo visto prima con Stefano che sono come scarpe, magari Stefano l'ha detto prima, le scarpe sono le stesse. Okay? Sono le stesse scarpe fra sci di fondo e schiroi. L'altezza dal suolo, certo. In base allo schirol che uso, posso essere un po' più alto, un po' più basso rispetto allo sci, che è sempre 3-4 cm. Il cervello riconosce anche quel centimetro in più di cambio di baricentro, di assetto. Guardate che è vera, eh? Cioè, io metto su uno schirol così, con ruote molto consumate, e vado via ogni giorno, beh, mi sono abituato che sono a tanto così da terra, ruote consumate. Un giorno dimentico lo schiero, vado via con questo che vedete, una ruota da 100 e una ruota un po' più piccola, sono 2-3 cm più alto, infatti vado il doppio di velocità, ma non è quello che conta, sono solo più alto di baricentro e vado in tilt, oddio sono troppo alto, oddio adesso cosa succede? Schiero da gara, diametro maggiore, schiero da allenamento, diametro inferiore. Ma questo non importa, quello che importa è che il cervello, tramite apparato vestibolare e sensitivo, sente la diversità di altezza. Lunghezza di bastoncini, anche. La lunghezza di bastoncini è importante in base alla tecnica che devo fare, come diceva giustamente prima Stefano, usi i bastoncini per alternato o i bastoncini per scherzi, in base alla tecnica, ok? Anche là, in base a se faccio più un passo di salita in alternato, tendo a usare bastoncini più corti. Salita ripida, frequenza, braccia, tendo a usare bastoncini più corti. Se faccio un lavoro di tante spinte e di forza da parte alta,
e magari anche di passo spinta tendo a usare i bastoni un po' più alti. Ok? Gli sci-alpinisti tendono a usare bastoni un po' più bassi. Non da sci-alpinismo, non da alternato, non da skating, non da alternato, non da sci-alpinismo, ma una mezza via. Ok? In base alla lunghezza del bastone faccio lavorare frequenze diverse del movimento e anche parti muscolari diverse. Ok? Sbagliare di 2-3 cm il bastone significa non attivare gli addominali. Avere il bastone troppo alto significa non attivare il tricipite. Cioè, in base all'altezza che ho del bastone, lavorano, si attivano muscoli diversi. Okay? E lì è tutto un rapporto fra il percorso che faccio, e la tecnica che faccio, ovviamente, è alternato lo skating, il percorso che faccio, l'antropometria mia, ho le braccia più lunghe e più corte, mi piace fare più spinte e più passo spinta. Cerco salite durissime, faccio solo passo alternato con le salite durissime. Okay. In base ai percorsi che faccio, cerco un attimino di lavorare tecnicamente corretto, ma anche con l'altezza bastoni corretto. Comunque, ritornando al discorso qui, lunghezza e altezza del suolo. L'altezza del suolo per l'equilibrio, il baricentro è diverso, è meno gestibile con gli schiroi perché si tende ad andare un po' più veloci. E la lunghezza di bastoni, per cui ci sono delle diversità anche negli attrezzi, come lunghezza, anche la lunghezza. Uno sci di fondo è 1,92 m, 1,96 m, in base alla vostra altezza, no? E la tecnica alternato schiroi. Uno schiroi, vedete anche voi, è molto più corto. Per cui c'è una diversità. Ok? Per quel livello coordinativo, uno lo gestisco in questa distanza di barra, l'altro lo gestisco in 2,02 m, 2,5 m, l'alternato, non lo so, in base all'altezza della persona, dello sciatore, no? Per cui la gestione dell'attrezzo è diverso, ok? Non è uguale. Nello sci di fondo, sbagliare di 10-15 cm la lunghezza dell'attrezzo vuol dire comprare meno lo sci. Nello schiroil, se io tagliassi qui lo schiroil e mettessi la ruota qua, lo gestirei molto meglio, però scorrerebbe meno, ok? Per cui bisogna fare i passi giusti. Ci sono diversità rispetto allo sci di fondo. Andiamo pure avanti. Paura di cadere sull'asfalto, certo, ma una paura un po' inconscia. Uno che inizia a fare schiroil, la prima cosa che ti dice è se cado. E certo, se cadi c'è l'asfalto. La neve può perdonare, specialmente se farinosa, ok? È anche piacevole a volte cadere nella neve farinosa. A volte, se cado bene, in certe condizioni, aspettate, in cui mi preparo a cadere, ma nell'asfalto non è mai bello cadere, ok? Io quando vado con qualcuno o sento qualcuno il cui rumore dell'alluminio sull'asfalto lo sento strisciare, già subito prendo un po' paura, perché collego subito all'abrasione, alla botta, all'incidente, a qualcosa. Il rumore dell'alluminio, della vitreria sull'asfalto, non è una gran cosa. Il cervello, per chi non fa schiroi, non ha iniziato a fare schiroi, non li ha mai messi di schiroi, la prima cosa è se cade. Certo, è capibile, se cade è l'asfalto. Ed è l'imprevisto, può esserci un sassolino, la maggior parte dei sassi scappano via, li schizziamo via, alcuni però purtroppo li prendiamo, li prendo anch'io, si impiantano alla ruota. E lì esce un po' la fantasia motoria di riuscire un po' a schivarlo o a trovare un tuo movimento di non cadere se ti va bene. Il veicolo, c'è sempre una macchina che può tagliarci la strada. Ricordiamoci che siamo in strada, asfaltata. Gli animali, un cane, dei cancelli esce il cane. I cani purtroppo con rumore di bastoni impazziscono, mi sono accorto io che i cani proprio impazziscono, una cosa che non sopportano probabilmente i cani, il rumore del bastone sull'asfalto. Per cui escono come matti e si fanno paura se escono un po' aggressivi. No? Per cui c'è sempre l'imprevisto, andiamo avanti. Maggiore velocità, il rotolamento sull'asfalto crea maggiore velocità rispetto alla neve, ma dipende dalla mescola delle ruote di schiroi. Cioè, compro lo schirolo, ok, lo compro veloce, lo compro lento. Lo voglio alternato, ovviamente prima l'alternato da skating, ma lo voglio veloce, lo voglio lento. No, voglio qualcosa di pianissimo, faccio alternato, ok. Trovo uno schirolo con ruote lente, da alternato. Lo voglio medio per sviluppare l'equilibrio e divertirmi, ok, ruote medie.
lo voglio velocissimo da gara, ok. So che è velocissimo da gara, con l'asfalto liscio, nero, nuovo, volano. Devo essere consapevole delle capacità che ho e cosa voglio fare. Non si improvvisa niente. Andiamo avanti. Qua vediamo perché non si può fare spirale. Finora abbiamo parlato di spirale, adesso vi butto un po' giù, per chi non lo sa, vi demoralizzo un attimo, lo spirale non si può praticare sulle strade. Non si può praticare. Ci sono delle valenze specifiche, infatti, per la pratica dello schirol. L'articolo 18, che adesso è diventato 190,8 del codice della strada, dice che non sono ammessi acceleratori di velocità sulla carreggiata. Sulla carreggiata, sulla strada, non sono ammessi pattini o acceleratori di velocità. Vuol dire quei dispositivi in cui non ho un freno, non hanno un dispositivo frenante. Lo schirol è un qualcosa che ha un freno, ma non è azionabile in maniera repentinissimamente veloce, per cui non ho un'azione frenante meccanica, ok? Per cui non è ammesso sulla carreggiata. Cioè non è un freno tipo, non è un freno tipo manuale gestibile, tipo leve della bici oppure la macchina che aziona il pedale, ok? Per cui io devo sapere che non posso essere sulla strada, non potrei essere sulla strada, anzi non posso, è giusto. Okay? Perché in caso di imprevisto non posso fermarmi all'istante, come invece posso fare con la bici. Andiamo avanti. Quindi, cosa succede se sono sulla strada con lo skiroll? Devo sapere bene. Massima attenzione sulla strada, vi ho detto che non si può andare, per cui se rischiate di andarci al vostro rischio pericolo, devo avere massima attenzione. In quel momento lì io non potrei essere lì. Ricordarsi che sei sempre in toppo. E ogni volta che vado a fare schirole, io so che in quel momento lì non potrei essere lì. Ok? Poi vediamo adesso i punti successivi che vi salvano e vi danno un po' di coraggio, ok? Per farlo sicuramente. Però ricordarsi questo. Strade possibilmente poco trafficate e orari intelligenti, ovvio. Cerco di andare in posti in cui non c'è tanto traffico, a orari in cui c'è poco traffico e metto insieme le cose, insomma. Okay? Andiamo pure avanti. Possibilmente condizioni buone di asfalto, perché tecnicamente allora mi aiuta un po'. Specie se c'è poca tecnica, in tecnica classica. Secondo me, la gestione di tutto quello che abbiamo detto prima a livello coordinativo, tutto orientamento, differenziazione, ritmo, in tecnica classica ce ne vogliono di più capacità coordinative specifiche. E tanti dicono che in tecnica classica basta camminare da 18. No. Tecnica classica vuole un mix di capacità coordinative fatta bene, di sentire il movimento, di dare il giusto input al momento giusto, che se l'asfalto non è in buone condizioni non vi aiutano, perché tutta l'attenzione sta andando sull'equilibrio, guardare, non è trovare un ritmo. Se l'asfalto è brutto, mi sto concentrando sull'equilibrio, sto sciando male, sto spirollando male. Allora cerchiamo di trovare un compromesso fra concentrarmi sulla tecnica e l'asfalto almeno che mi aiuta. Dopo ci sono, anche noi a volte facciamo degli allenamenti apposta su strade disagevoli, dissestate, per cercare appunto gli equilibri nelle capacità coordinative richieste, cioè cerchiamo la frequenza, l'equilibrio, dove l'asfalto non te lo consentirebbe. Anche quello è un adattamento. Io lo faccio apposta a volte quell'allenamento lì, per cercare un adattamento mio di schirollare in strade messe male, in asfalto quasi impraticabile, però cosa sto facendo? Sto cercando un adattamento mio di frequenza, di tecnica, di caricamento, di gestione della spinta, di passo, per cercare di schirolare bene dove bene è quasi impossibile. È un adattamento, anche quello, ma qua siamo già un attimino avanzato come livello. Andiamo pure avanti. Pendenze costanti. Certo, se ho una pendenza costante, 4, 5, 6%, mi aiuta a tenere il ritmo, perché è costante.
come in bici da corsa, una frequenza costante, merita a tenere un ritmo di avanzamento. E passo tecnico, faccio il doppio, passo di salita, spinta, doppio, passo spinta, ok. Protezione consigliati. Per quello che vi ho detto, appunto, è importante avere delle protezioni per chi fa schirol, perché l'imprevisto c'è. Gli occhiali, nel caso che un moscerino o qualcosa vi vada negli occhi, in quel momento non ci vedete più, se siete anche in pianura spinta e velocità alta, può essere, oppure anche per ripararsi dai puntali delle racchette da schirol del compagno davanti, se siamo in due o tre persone. Importante gli occhiali, ok? La protezione degli occhi. Guanti, perché in caso di caduta l'abrasione qua c'è, la contusione più abrasione, dipende se cado così o se cado in slittamento, ok? Tante volte io prendo le botte qui, ok? La impossibilità di muovere il dito, contusioni, insomma, ecco, con i guanti evito. Sia tagliati da CBC, ossia un guanto interno, come volete. Il casco è importante, specialmente in pianura, in cui la velocità è un po' più alta. Ricordiamoci che è uno sport in cui se cado mi posso far male, ok? Per cui c'è il marciapiede vicino, c'è qualcosa, il casco mi protegge la testa. È sempre consigliato. Andiamo avanti. Benefici e influenze su altre discipline. Ecco qua, qua apriamo un bel capitolo, ok? Fa schirol perché fa bene per altre discipline sportive, per altri sport. Okay. A livello coordinativo, andiamo pure avanti, Stefano. Allora, si chiama transfer motorio, okay? È una parolona che significa cosa? Transfer motorio tra sforzi di rotolamento o scivolata estivo e invernale. Praticamente ci sono dei sport simili fra loro, okay? Sia estivi che invernali, sia dinamici che statici. Cosa, perché fa bene fare una disciplina? Per una disciplina affine, cioè quasi uguale. Fa bene perché a livello coordinativo, come abbiamo visto prima, creo delle basi o degli automatismi o dei movimenti che mi vengono in aiuto in altre discipline. Okay? Il corpo, il cervello, il sistema nervoso acquisisce degli schemi motori, delle capacità coordinative che nel momento in cui faccio uno sport molto simile mi vengono in aiuto. Poi scendiamo in testimonianza appunto di Matteo Sestizzo, nazionale di sci alpinismo, okay? Che usa molto spesso gli schirol appunto per allenamento e per lo sci alpinismo. È una disciplina simile e crea delle basi coordinative che gli vengono in aiuto poi nello sci alpinismo. Ma uno dice, ma come lo sci alpinismo è salire le piste a fare sci alpinismo, significa progredire con gli sci in montagna, okay, con le pelli di fuoco, certo. Ma vuole delle basi motorie rubate, tra virgolette, allo sci di fondo. Il ritmo, senza ritmo nello sci alpinismo non va nessuna parte. L'equilibrio in scivolata. L'equilibrio in scivolata si crea di più con lo sci di fondo e si trasporta nello sci alpinismo. Differenziazione, le braccia fanno una cosa, le gambe fanno un'altra, è sci di fondo ed è sci alpinismo, si intrecciano solo a tempi diversi, sci di fondo a un tempo più lungo, magari di scivolata, il sci alpinismo, essendo la pendenza più elevata, ha un altro tempo, ma è una capacità, anche quella, in base agli allenamenti che fai, rubi dallo schirol delle capacità e le trasporti in altri sport simili. Estivi e invernali, pensiamo al pattinaggio, pattinaggio a rotelle, schirol e pattinaggio a rotelle. Perché c'è similarità? Perché lo schirol è uno sport in cui devo caricare la gamba e trasformare il mio caricamento in una scivolata tramite rotella. Il pattinaggio a rotelle è caricare la gamba e trasformare in coordinazione, magari su base musicale, quel caricamento in dinamicità del movimento. È molto simile, anche se l'attrezzo è diverso. Il pattinaggio è il tuo pattino con quattro rotelle sotto, lo schirol è la tua barra d'alluminio con due o tre ruote, ma l'equilibrio richiesto, il senso del ritmo e la gestione della forza
si aiutano uno sport con l'altro. Ecco perché uno che fa pattinaggio o una che fa pattinaggio può fare benissimo schiaffare. Magari tecnicamente a volte c'è qualcosa da correggere, ma di base la coordinazione e la capacità motoria c'è. Ok? Ecco perché si inizia magari a volte si va a fare sci di fondo, ok, si fa sci di fondo, la domanda di centri di noleggio sci di fondo è: sai già patinare, già patinato, sai fare un po' di patinaggio? Sì, allora ti danno subito schermi, perché danno per automatizzato delle capacità che tu hai già di equilibrio, di avanzamento, ok? Transfer motorio. Sì, eccolo qua, siamo nella pagina appena spiegata, quella giusta, sci alpinismo. Ok, equilibrio in scivolata, ok, scivolo con il sci alpinismo, ok, c'è un movimento di avanzamento e una percezione del movimento tramite la chiusura caviglia e la proiezione del peso avanti, lo rubo dallo schirotto, ok, cerco di trovare quegli adattamenti giusti dello schirotto e trasportare lo sci alpinismo in base alle pendenze che faccio, no? La tecnica di sciata. Faccio schirone in pendenze molto elevate, come abbiamo fatto oggi, abbiamo fatto delle pendenze molto elevate, ok, c'è una proiezione di pendenza ripida, lo schirone diventa quasi corsa, viene fuori molto il ritmo, la reattività, viene fuori un adattamento personale alla salita, rubo lo sci di fondo, per poi trasformarlo nelle pendenze cattive con le penne, con lo sci alpinismo. Okay? Compostezza del gesto. Mettere insieme un movimento con gli schirol significa stabilizzare il tronco, sentire che le gambe fanno una cosa, le braccia fanno un'altra, non buttarsi da tutte le parti. Faccio sci alpinismo, voglio essere composto, ho attivato, ho allenato delle catene muscolari, dei muscoli posturali con lo sci, con lo sci, con lo schirol, li ho allenati estivamente parlando, quando inizio a fare schirol, sci alpinismo, ho già una mia compostezza nel gesto, perché ho stabilizzato dei muscoli, li ho attivati, li ho gestiti, li ho portati in allenamento a essere rilassati e a coordinare un gesto che io voglio. Okay. Le gambe sono in frequenza, le braccia spingono più i bastoni, il busto è rilassato. L'ho costruito con gli schirol d'estate. Poi sentiremo la testimonianza di Matteo, okay, che è migliorato tantissimo da quando ha potuto usare gli schirol. Scialpinismo, pattinaggio, rotelle su ghiaccio, pattini in linea, snowboard, scialpino. Vedete che sono tutti sport dinamici, di equilibrio estivi o invernali, in cui c'è molta somiglianza con lo schirol sci di fondo. No? Andiamo avanti. Dopo se avete domande chiedetemi. Livello fisico, benefici sulle altre discipline. Aumento del massimo consumo di ossigeno, certo tutti gli sport aerobici di fatica fanno incamerare più ossigeno a livello proprio polmonare, per cui ha un aumento della capacità di mantenere l'ossigeno, di disporre di più ossigeno a livello polmonare, no? Massima capacità di CO2 max. Rinforzo muscolare generale, abbiamo già detto, aumento di forza e di fibre muscolari specifiche del sci di fondo e schirol, valido soprattutto alla corsa in caso di traumi. Quasi tutti chi fa schirol già corrono o pedalano, in caso di traumi, tendiniti da corsa, da impatto o da sovraccarico, mi alleno con gli schirol. Okay? Faccio una salita ripida con gli schirol, non la sto facendo di corsa, ma a livello di attivazione muscolare e di allenamento è come mi allenassi quasi di corsa. Ok? Io ho delle amiche anche che appunto soffrono a livello anche, sì, a livello elevato di prestazione sportiva, anche di corpi carabinieri, forestali che conosco, che appunto per tendiniti e per problemi di impatto a livello podistico di corsi in montagna non possono più correre per un periodo e si allenano con gli schirol. Meglio in alternato, in salita, in alternato perché è più similare all'azione coordinativa della corsa. Okay. Si tengono in allenamento con la corsa tramite gli schirol. Poi qua, così non caricano più a livello proprio di traumaticità nel tendine. No? Ottimo per diversificare l'allenamento per altri sport veramente aerobici. Mi stanco a fare sempre bici, sempre corsa, ma sci di fondo lo faccio solo d'inverno se nevica, e quando nevica e quando ho tempo mi metto in gioco e inizio a fare
anche Schirol, così ho più stimoli diversificati di allenamento mentale e fisico. Evita la perdita di stimoli sportivi allenati. Oddio, sono stufo di andare sempre a correre. La bicicletta ne ho fatta troppa quando ero piccolo e lo sci di fondo purtroppo abito lontano, inizia a fare Schirol. Okay? Ad ogni età si può migliorare. Non c'è scusa, ma sono troppo vecchio, ma ho già passato l'età. Ad ogni età l'apprendimento motorio è valido, ovviamente con delle limitazioni più vado avanti con l'età a livello coordinativo, però ad ogni età ci si migliora. Assenza di una traumaticità di impatto, certo lo Schirol non ha un momento di contatto del piede a terra, o meglio, sì c'è il momento di contatto, ma è tutto mediato dalla barra dello Schirol, per cui non c'è l'impatto puro del piede o tramite la scarpa a terra che ha la torsione. Okay? Per cui è invalido l'importanza dell'altezza di bastoni. Perché ho messo l'importanza dell'altezza di bastoni? Perché se sbaglio l'altezza di bastoncini nello Schirol, nei sci di fondo, il discorso che vi ho fatto prima, sbaglio gli angoli di lavoro, che nella ciclicità del movimento, nel continuo impatto, sia che sia spinta o doppio passo di salita, se ho i bastoni sbagliati, lavorano angoli di lavoro sbagliati, lavorano tempi sbagliati, magari fuori asse o disallineati, mi infiammo. Ok? Ho delle problematiche di epicondilite, di spalla, di ernie lombari, magari se lavoro in spinte con bastoni sbagliati o tecnicamente sbagliato. Ok? Cioè, l'impostazione tecnica è fondamentale. Se tecnicamente sono impostato, poi con i materiali giusti riesco a divertirmi e non avere problemi fisici. Okay? Consigli finali. Scegliere lo Schirol corretto. Certo, devo decidere se fare alternato skate in base a quello. Su consiglio di Stefano o dove parlare degli Schirol, non lo so, scelgo appunto lo Schirol corretto per la tecnica che decido di allenare, di migliorare classico skate. L'importante è scegliere lo Schirol giusto. Okay? Mi fido del negoziante, devo aver chiaro un attimino se faccio alternato skating, se lo prendo per la gara o per l'allenamento, se lo prendo per migliorare alcune capacità o per divertirmi in maniera un po' ludica facendo solo schirollate. Okay. Devo avere lo schirol giusto. Velocità delle ruote. La velocità delle ruote è l'unica roba da ricordare, da far corretto nello schirol. È la velocità appunto della mescola delle ruote, che quasi tutti hanno una barra d'alluminio, parafango o no, a discrezione vostra, la riuscite quando piove, ma la velocità, la mescola, la durezza della ruota è importante, in base a quella dipende la velocità dell'attrezzo. Ruote lente, ruote medie, ruote veloci, ok? Ovviamente partecipate, spero che all'inizio, se non ha tanta tecnica e o ha paura, prenda ruote lente all'inizio, o medie, se ha già un po' di basi, di sci di fondo e non ha paura di cadere, e a livello coordinativo è già un po' bravo, insomma. Veloci le riserviamo per le gare. Stabilità, ci sono scritto le due ruote, ci sono scritto le tre ruote. Devo decidere quale tempere. Okay. Attenzione che lo scritto le tre ruote è uno scritto da gara. Ok? Che ha i suoi vantaggi, però non scrivo da gara. Okay? Perché qua lo uso se cerco la velocità, se sono già buono di tecnica, perché altrimenti la velocità non mi consente di organizzarmi a livello motorio nel fare il gesto giusto. Per cui io vedo che anche gli atleti lo usano solo per le gare o per qualche allenamento veloce, cronometrato o di ritmo. La maggior parte degli allenamenti io stesso le faccio con scrivolo due ruote, okay? Con ruote lente, perché la ruota lenta crea la forza, crea di base un tempo di contrazione di muscolare lento, che poi però verso la sciata o verso l'inverno lo velocizzi per questo. Non si parte mai con scrivolo veloce, specialmente se uno ha le prime armi, uno scrivolo veloce è già. Uso di eventuali coscienti anti-ritorno. Diceva appunto Stefano prima che cuscinetto anti-ritorno è quel dispositivo che vi permette, quando avanzate, di non tornare indietro, perché se provate a fare alternato, tecnica classica con uno schirol
da skating non riuscirete, perché la ruota gira libera. No? La ruota gira libera, non ha un momento di ancoraggio per dopo avere la propulsione e la scivolata. Per cui c'è un meccanismo di blocco, vedete che la ruota gira su in avanti, c'è un meccanismo di blocco sulla ruota che può essere solo, che di solito si mette solo sulla ruota posteriore, che è quella importante nel momento di blocco per creare la propulsione. Secondo me, uno può anche optare per entrambi i dispositivi anti-ritorno, cioè anche la ruota anteriore davanti, ok? Se dotato di poca tecnica, se ho poca tecnica, che non voglio rischiare nella strada bagnata, nel fogliame, nell'uscita tonale di perdere il colpo, okay, nel caricamento, metto sull'anteritorno in entrambe le ruote. Perché può essere che in base a come ho l'assetto, in base all'assetto del mio corpo, può essere che non sia un caricamento giusto, per cui a volte parlo di alternato, non c'entra niente con anti-ritorno. Può essere che non mi tenga in qualche momento se non sono centrale, giusto tecnicamente, per cui taglio a destra il toro, metto due dispositivi anti-ritorno. Perché faccio lo schirol, di creatività, aspetto ludico, di bellezza del gesto, perché mi fa star bene, benessere, e per sport, perché lo considero proprio uno sport. Che io ho tanti amici che fanno schirol, un po' di inverno sci di fondo, ma io conosco anche gente che fanno solo schirol, che d'inverno sciano, ma ogni tanto se nevica, se ci sono belle condizioni, ma se ne fa solo schirò. Gli danno una sua connotazione specifica allo schirò. È giusto, è sbagliato. Non mi permetto di dire niente, devo fare delle scelte. Però, o per mancanza di neve, perché mi piace quel gesto, per comodità di vicino a casa, si fa schirò. Però ricordate, se fate schirò, i benefici sono maggiori di svantaggi. Perché è tutto in preparazione dopo a livello vostro coordinativo e per il futuro sci di fondo invernale se nevica. Io, ok, siamo quasi alla fine. Ok, questa è una mia massima che mi sento di dire, ok? Un fondista è anche un buon schirolista, ma uno schirolista può non essere un buon fondista. Cosa vuol dire? Che se uno arriva dallo sci di fondo, ha già sviluppato maggiori capacità coordinative specifiche, maggiore sensibilità, maggiore adattamento alle situazioni, perché la neve è più difficile dell'asfalto. Per cui un fondista sicuramente sa andare con gli schirol, perché la sensibilità della neve è maggiore rispetto alla sensibilità dell'asfalto. Uno che fa sempre maestro di sci di fondo, che fa sempre sci d'inverno, sarà passato per gli schirol, ma se anche non è passato più di tanto, o li ha messi su raramente, è capace di andare. Sa andare. Tecnicamente sa andare. Perché è un fratello minore, a livello di sensibilità sto parlando, a livello di sensibilità è un fratello minore rispetto allo schirol. Mentre uno che fa solo, che non ha mai messo gli sci di fondo, che ha sviluppato, che ha adottato di tantissima tecnica, che è un puro schirolista, che fa solo schirol, può andare negli sci tecnicamente a posto, ma di sensibilità incerta. Tecnicamente a posto, perché ho fatto schirol, mi sono costruito bene, e mi hanno detto che sono bravo, sono diventato anche istruttore, allenatore di schirol. Ma sulla neve non schirollo poi così bene, non scio poi così bene, perché ho delle capacità coordinative che non sono state sviluppate sulla neve. Chi nasce sulla neve è anche un bravo schirollo. Chi nasce sugli schirollo può non essere un bravo sciatore di fondo sulla neve. Andiamo avanti. Ok, buon divertimento e schirollate. Qua c'è una foto appunto della nazionale, mi sembra o russa o slovena, delle ragazze che interpretano in maniera diversa i passi dello schirol. Vediamo appunto che ognuna sta interpretando un suo passo per rimanere in gruppo. Okay? Ultima precisazione, questa è la capacità di orientamento spazio-temporale.
sono in gruppo, per non prenderci dentro con i bastoni o con gli schirol, ognuno trova una sua strategia di tecnica, ok? Che se non fosse così si prenderebbero dentro, tra virgolette, ok? Cioè si toccherebbero l'uno con l'altra e sapesse che tocca, e sapete anche voi che toccarsi a 25, 30, 40 all'ora la velocità che stanno facendo con un bastone o con lo schirol significa una caduta di gruppo. Qui ognuno trova la sua strategia da stare in gruppo, perché sono molto vicine. Bene, io farei intervenire un attimo. Se vuoi. Farei intervenire un attimo Matteo Sostizzo per sentire la tua testimonianza in qualità di atleta, di sì, di schirol, appunto. Cioè, che benefici. I benefici tecnici e fisici da quando pratico lo schirol per lo sci, per lo sci alpinismo. I tecnici e fisici li ho avuti sia in salita. Beh, intanto direi presentati e di quanto bravo sei, insomma, prima. Bravo lo stesso. No, dai, sono Matteo Sostizzo, un atleta della nazionale italiana di sci alpinismo. Pratico sci alpinismo da circa 4 anni e sempre avuto buoni risultati. Buoni o grandi che siano, io mi definisco, mi sono sempre reso umile in quello che faccio. Tornando al discorso dello schirol, per me ha cambiato molto tecnicamente in salita e anche in discesa. Lo schirol in discesa non si fa o parzialmente. Lo schirol ti forgia molto nell'equilibrio e la discesa vuole tanto equilibrio. E io ho visto che in discesa sono migliorato molto anche di equilibrio grazie allo schirol. In salita anche, poi come parlava prima Andrea, bisogna saper trasformare i gesti motori sui vari sport, che nello schirol si scivola di più, nello sci alpinismo, nello sci di fondo si scivola meno, quindi bisogna sapersi adattare alle varie circostanze. Non mi aspetta, non riuscirò mai io ad avere la stessa scivolata che ho con lo sci, con lo schirol nello sci. Quindi bisogna dire, arrivo fino a lì, di più non si può andare, perché sarebbe anche in un certo senso svantaggioso. Andare oltre, cioè cercare di dire ma lo faccio con lo schirol, perché con lo sci non lo faccio? Perché se vado oltre non è più redditizio, anzi le pelli, non te lo permettono anche. Esatto. E la pendenza delle pelli stesse non permettono. Infatti noi facciamo, io soprattutto faccio schirol sempre con tecnica d'alternato, quasi mai in spinte, a parte che non sono molto bravo, non ho l'allenamento che mi permette di farlo e faccio solo alternato su pendenze medio alte di percentuale, e perché per me è redditizio farlo in quel modo, invece per altri è più redditizio farlo su pendenze che variano dal 4, dal 5, 6%, dove si può fare spinta, passo spinta, alternato, skating anche, se quello di schirol ovviamente. Ecco, tutto qua. Sono... Andando un po' a parlare, parliamo un po' di gare, visto che ti stai allenando tanto, ti sei allenato tanto, ci sono proiezioni di gare e qual è la gara in cui punti di più o che medi di più in particolare? Una gara nel mio sport in cui lo schirol è molto, molto redditizio è la specialità vertical o sulla salita, che è molto varia, perché in una salita si può raggruppare un insieme di cose, un piano, un pezzo di salita duro, e saper cambiare velocemente il movimento ti cambia molto la prestazione. Se arrivo in cima a un muro di una pista, perché le gare vertiche si fanno sempre in pista,
e tra parentesi, siamo quasi legali con gli schiroli, anche con le pelli in pista. Siamo sempre legali con l'anno. Il nostro sport è illegale, è 360 gradi. E arrivo in cima a un muro, devo saper cambiare subito la falcata della gamba, il bastone lo porto più avanti così mi dà più spinta, l'equilibrio, eccetera. Queste sono, è tutto un insieme di cose che si può forgiare anche grazie allo schirol o anche allo sci da fondo. Andare a fare ogni tanto sci di fondo, però cioè, il mio sport è redditizio, ovviamente tenendo sempre come base la tecnica di alternato, non di spinta, di passo spinta, perché ovviamente lì ci esce un po' da quello che è il mio sport. E ho portato la mia testimonianza da sci alpinista. Sì, e infatti ti chiedevo, qual è la gara che vorresti vincere o che punti a vincere quest'anno? Ne sono tanti. le gare, tutti vogliono vincere, no? Non è semplice. Bisogna sempre, cioè, alla fine si sa di aver vinto solo quando chi si arriva, quando che la gara è stata fatta. Uno fa fatica a dire, oggi vinco. È più facile dire, oggi ho vinto. No, oggi certo. Quindi un grosso in bocca al lupo allora per la stagione. Io ci ammetto tutta come sempre, comunque vada, sarà sempre successo. Massimo impegno, massimo passione. Hai specificato due volte l'importanza dei bastoncini. Sì. Puoi specificare per favore per lo skating? Che caratteristiche devono avere, cioè su che base uno sceglie i bastoncini? Da skating. Allora, per lo skating vanno i bastoncini un po' più alti rispetto all'alternato, quello chiaro. La cui altezza è un po', tra virgolette, soggettiva, in base a cosa? In base all'antropometria delle braccia che ho, ovviamente, e al passo che faccio di più, ok? Faccio più doppio, più passo in salita, ok? Per cui in base alla pendenza e al passo che faccio di più, che prediligo, che alla pista che sto svolgendo, alla gara che dovrò svolgere, scelgo dei bastoni che mi fanno lavorare in maniera confortevole, prima cosa, e quello te lo dice solo il sciandoci con quei bastoni, in maniera confortevole e in maniera redditizia per quel passo che voglio fare, ok? C'è una gara troppo sali scendi, troppo nervosa, ok, scelgo un bastone che è una media via fra quello che può essere un bastone di sola salita e un bastone di pianura in cui tanto passo di pianura, ok? C'è una gara in cui c'è solo il passo di pianura, come potrebbe essere una Valcasies, che c'è quasi solo il passo di pianura, ok, scelgo un bastone un po' più alto, ok, che mi consente proprio l'innalzamento del bacino e la trasmissione di forza tramite. Cioè, secondo me è giusto capire quali passi prediligo di più, tecnicamente come scio, che piste, su che piste mi alleno o per che gare devo fare, in base a un mix di alcune domande a cui solo tu trovi la risposta, secondo me ti porta a scegliere il bastone giusto, che va sempre ovviamente provato prima. Ecco l'importanza di avere due o tre paia di bastoni. Uno in cui ci sono magari un po' più alto per le gare di più pianura, in cui sì, c'è solo il passo di pianura, uno perché devo fare il cermis, non uso lo stesso bastone rispetto a farmi una marcia lunga di skating, se tornassimo indietro a fare gli skating, ok? Per cui l'importanza del bastone è giusto, perché ad ogni angolo di lavoro, ad ogni altezza, lavorano muscoli diversi, ma specialmente nell'alternato, perché nello skating ci sono molte compensazioni tramite busto e braccia. Nell'alternato, essendo che lavori in maniera unidirezionale e non pluridirezionale, unidirezionale, o alternata, o in passo spinta, o in spinta, tre modalità solo di lavoro, lì ho solo due opzioni. Uno in cui posso fare un bastone solo per spinta e uno in cui ne gestisco uno di passo spinta e spinte, che siamo lì. Passo spinta e spinta. Lo skate invece ho tre possibilità e non due. Bastone da salita, il bastone da piano, il bastone da misto collinare.
anche se mio punto di vista, Andrea, per chi pratica lo sci di fondo o lo sci roll a livello ricreativo, certo, amatoriale, ci sono delle regolette matematiche che, certo, diciamo, ti fanno scegliere solo una misura, in realtà, certo, dove hai un range dove ti adatti all'una e l'altra disciplina o tendenza. Sicuramente è soggettiva la cosa, questo sì, ma le differenze non si misurano in decimetri, sono veramente in piccolissimi differenti. Infatti, io ho un paio di bastoni da alternato, mi piace un po' di alternato, il classico. E a volte vado un po' in tilt perché sento che in alcune fasi dell'anno quel bastoncino lì è un po' troppo alto. In alcune fasi, in alcune pendenze va un po' bene, in alcune un po' meno. In base all'allenamento che faccio, scelgo il bastone. Okay? Io ho tre paia di bastoni, dalla schiera di allenamento che faccio, scelgo quello. Okay? Ma stiamo parlando di sci di fondo e schiero evoluto agonistico. A livello ricreativo, giustamente come dice Stefano, basta un bastone. Un bastone che gestisco nelle mie uscite, insomma, no? Perché stiamo parlando già di sportivi dotati di buona tecnica. Di una tecnica media, basta con bastone. Se avete domande, guarda, sia di sci alpinismo collegato allo skirole, sia di metodo di tecnicità del gesto, sono qua, insomma. Qualche altra domanda? O chiudiamo in bellezza con un bel applauso. Ringrazio Andrea e Matteo e spero che vi siate divertiti, che questa serata sia stata istruttiva, che vi sia piaciuta e che possiate avere un seguito, insomma, e anche la semplice curiosità di provare uno schirolo. Siamo qui a disposizione per organizzare sia delle uscite di gruppo che eventualmente anche organizzare dei corsi o dei mini corsi, insomma, basta che ci siano richieste e noi ci operiamo con questo. Se organizzate delle uscite di gruppo sarà interessante. Sì, poi vi terremo aggiornati prossimamente, insomma, sulla stagione. È buona per lo sci di fondo, sì, per lo sci di fondo sullo asfalto o per lo ski roll, gli sci a rotelle, e vi terremo informati sulle prossime iniziative, insomma. Mettetevi alla prova perché è uno sport che vi dà, non parlo solo a livello fisico, ma proprio a livello personale, caratteriale e personale, uno sport che in un momento in cui capisco e lo gestisco a livello mentale, la tecnica e lo sforzo, uno sport che vi dà gli stimoli di libertà che anche altri sport vi danno, insomma. Cioè, questo posso confermarlo perché era da un po' di tempo che non praticavo ski roll anche in estate e mixandolo fra moto, bici, corsa, è sicuramente uno sport che mi ha dato molto anche per le altre discipline. E poi è fonte di soddisfazione quando poi dopo qualche uscita prendi il ritmo, prendi la tecnica, l'equilibrio. È veramente molto soddisfacente poter percepire di fare dei passi in perfetto equilibrio e di essere molto redditizi. In conseguenza vi esorto a provare, anche noi siamo a disposizione. Ecco, vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e buona serata. Grazie a voi.